Buon salve a tutti, io sono Roberta e come potete vedere le mie lucine qua dietro sono risorte dall'oltretomba. Ma oggi non andremo a parlare di questo, andremo a parlare di formule magiche. Questo perché mi è arrivato un commento sotto il video di YouTube che mi ha fatto riflettere su una cosa in particolare, non tanto sulle formule magiche da dare, da consigliare, eccetera, eccetera, ma bensì sulla creazione di formule magiche e anche il trovare formule magiche in giro. Infatti spesso si cercano gli incantesimi online da seguire, ma se vedete i miei video, siete miei fedeli follower, sapete che io incentivo sempre appunto molto sul crearsi da sé degli incantesimi. Questo perché è molto importante capire il feeling che voi avete riguardo le parole che state dicendo. È infatti molto facile prendere un incantesimo a caso da internet, recitarlo, magari anche con volontà, ma pur sempre non sentire quel collegamento invece speciale che c'è con qualcosa che tu fai. Capire quali parole usare, pesarle, vedere quali emozioni ti suscitano. Ed è per questo molto importante, fondamentale, utilizzare una lingua che padroneggiate bene. Per esempio, se siete madrelingua italiano, cosa che il 90% di voi sarà, visto che guardate i miei video, scrivetela in italiano. Se avete un'altra lingua madre o una seconda lingua madre, potete utilizzare benissimo quella, purché le parole che state utilizzando le conosciate bene. Anche se magari non siete madrelingua di una lingua, ma per esempio conoscete benissimo l'inglese come me, allora utilizzatelo. L'importante è che sappiate il significato delle parole, perché io posso scrivere anche un incantesimo in italiano utilizzando delle parole super ricercate che faccio apposta a cercare online sul dizionario della Treccani, ma poi non sapere effettivamente il significato o non avere un feeling con quelle parole. Ricordatevi che quello che state dicendo durante un incantesimo o durante una preghiera è molto importante perché esterna la vostra volontà e i vostri sentimenti, non semplicemente la vostra voce fa le vibes, fa vibrare tutto quello che avete attorno. Sì, è vero, ma non è la cosa fondamentale. Un errore che si vede super spesso sia nei telefilm sia online è questo kink che si ha verso le formule in latino. Tenio Imperium Animi Mind Control, a classic. E mi fa davvero dannare, perché da una parte c'è la gente che il latino manco sa pronunciarlo e quindi perché devi andare a utilizzare una lingua che non conosci zero, e dall'altra parte c'è la gente che magari il latino lo mastica e quindi si gasa di poter fare un incantesimo un po' più spicy e magari se la crede anche perché il latino è una lingua morta e quindi saper fare le cose in latino ti fa sentire magari più alto, più elevato rispetto agli altri, cosa che non è vera. Soprattutto perché il latino è una lingua morta e spesso ci sono delle speculazioni sui termini, su come pronunciare i termini, quindi la vedo abbastanza dura. Anche le persone che studiano il latino all'università hanno problemi in questo, non vedo perché le persone tipo del liceo debbano inventarsi cose. Ma ancora più grave è la prima categoria, quella che il latino manco lo sa e si vuole improvvisare latinista, così come greco antico, Non pensate che il discorso sia solo sul latino perché di recente su Instagram è saltato fuori il dramma di persone che prendevano gli incantesimi nella loro lingua e poi li buttavano su Google Translate per tradurli in greco antico. Non ha senso, ragazzi. Va bene, volete cercare un modo per dialogare con le vostre divinità, magari in maniera più diretta? Non è questo il modo giusto, perché una delle cose fondamentali per conversare, pregare e lanciare incantesimi è portare rispetto. Se tu pretendi di scrivere una preghiera, un incantesimo in una lingua che non conosci, non stai dando il giusto rilievo alle parole che dici, ma nemmeno alla lingua e al rapporto che hai con questa divinità. Quindi esprimetevi nella lingua in cui voi siete più fluenti, o comunque in una lingua con delle parole che ben conoscete. Un altro esempio che faccio, che servirà per un video futuro in realtà, riguarda la Wicca. Ve lo ricordate, Garner, quello che fonda la Wicca moderna lo secolo scorso? Bene, lui in pratica ha scritto questa formula magica, se non sbaglio, in un rito di Samhain.
Le prime due parole sono ecco, infatti la formula, diciamo, è famosa con queste proprio due parole, oppure nella forma ecco Azarak. Comunque, non importa tanto questo quanto il fatto che ancora si hanno dubbi su cosa voglia dire. Infatti ci sono tesi che fanno rimandare questo poemetto, questo incantesimo, questa formula rituale a una radice francese, altre ai baschi, altre dicono che sia una formula satanica che ha preso questa poemetto dal cristianesimo, ma confondendo le lettere, facendo quindi degli anagrammi delle parole reali. Insomma, non si ha la certezza di quello che ci sia scritto e cosa Garner volesse. Ma c'è ancora in giro tantissima gente che recita questo incantesimo, questo poemetto, come iniziazione alla Wicca, che è sbagliato su due fronti, perché uno, la Wicca garneriana è una cosa chiusa, quindi non dovresti buttarti di tua iniziativa lì dentro, dovresti seguire un maestro di questa scuola, e in secondo luogo non sai quello che stai dicendo, ed è sbagliatissimo, perché non c'è rispetto se non sai quello che stai dicendo, e soprattutto non sai quali effetti potrebbe avere, perché se io ti dico, va bene, questa parola significa tot, e poi io invece mi sono sbagliata e significa tutt'altro. Cosa credi che possa succedere? Il rituale potrebbe cambiare completamente di significato. Quindi ricordatevi sempre, quando scrivete i vostri incantesimi, che è una pratica che super consiglio nel caso voi non facciate parte di culti chiusi, in quel caso rivolgetevi alle vostre figure di riferimento. Ricordatevi che alla base di tutto non c'è semplicemente il good vibes che fai vibrare quello che è intorno, ma il rispetto e la conoscenza. Quindi non fate questi errori, non prendete testi in latino scritti da altre persone senza sapere se quel testo sia in latino corretto o qualsiasi altra lingua, latino è per così dire perché ne girano tantissimi, non prendete un testo scritto da voi e traducetelo con Google Translate in un'altra lingua o comunque senza affidarsi a qualcuno che sia madrelingua. E soprattutto non utilizzate in generale formule di cui non sapete la provenienza o il significato. Quando si scrive un incantesimo bisogna proprio lasciare che la penna fluisca in base ai vostri sentimenti, ma poi rileggerli un paio di volte per capire cosa vi suscita e fare un'analisi interiore, uno shadow work in base alle parole che avete scritto sul foglio. Mi raccomando, è importantissimo, spesso si sottovaluta questo aspetto, ma è importante fare analisi interiore. Spesso leggendo i propri incantesimi si riescono a scoprire lati di sé che ancora non si conoscevano. E fatto tutto questo pippone paternalistico, ma in realtà sono una donna, quindi maternalistico, si dice? Non si dice? Io vi ringrazio per tutto il supporto e il sopporto. Spero comunque di avervi fatto riflettere e per il resto, nulla. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao bimbi belli! Gnafo!